Buongiorno, eccoci, pronti per iniziare una nuova puntata di Casa... Siamo in diretta, una nuova puntata di Casa di Nutella. Allora, benvenuti, eccoci qua, pronti per tenervi compagnia per un'ora, lo sapete, alle 14.45 circa sul canale 19 di Tele One, in contemporanea anche sul canale 91. Vi aspetto sulla pagina di Casa di Nutella, dove trovate quotidianamente gli orari e praticamente le emittenti che ci mandano in onda con i relativi palinsesti. Ultima diretta, per quanto mi riguarda, stagione numero 9, che si conclude oggi con le dirette, perché poi domani e dopodomani apriremo gli archivi della nostra trasmissione, poi settimana prossima il festival e poi venerdì 17 la nostra praticamente ultima giornata per i saluti finali, quindi ci rivediamo poi il 17 nell'anteprima per i saluti finali. Ve l'avevo già anticipato, praticamente torna lì via con noi spettacolo di solidarietà il 18 di giugno, quindi sabato, non questo che arriva, prossima settimana tantissimi artisti. Oggi è venuto a trovarci il Deus Ex Machina Angelo Murello, che insieme alla sua signora organizza ormai da 7 anni, se la memoria non mi inganna, questa edizione. Questa è da 5 e la 7ª edizione. Allora, vabbè, insomma, il numero 7 c'era. È venuta a trovarci Alessandra Salerno, che torna dopo un po' di tempo, che è fatta buona, onestamente lo possiamo dire. E Sergio Vespertino, che mi ha dato l'assist. Ci vediamo dopo la sigla. Sigla. Per iniziare, eccoci qua, per chi si fosse perso l'anteprima, buongiorno, bentornati in Casa di Nutella, oggi ultima diretta per quanto mi riguarda, qualcuno sta già festeggiando, vabbè, comunque ci può stare, insomma, buongiorno davvero di cuore e grazie, è stata una stagione non lunghissima perché abbiamo iniziato un po' in ritardo rispetto alla media delle volte in cui noi vi abbiamo tenuto compagnia, insomma, però giorno 17 per venerdì prossimo avrò modo di fare un piccolo riassunto e di poter dire la mia in merito a questa stagione, soprattutto anche in merito alla nostra editoria, che per quanto mi riguarda è inesistente. Non esistono più le televisioni locali, fatemela dire questa cosa, tolta qualche piccolo esempio della Sicilia orientale, tolta qualche piccola produzione fatta a quella, poi praticamente non c'è più nulla, solo i telegiornali e tutto il resto, però poi vabbè. Allora, signore e signori, buongiorno a Rino Palazzotto e Giusy Caminita, e vi presento gli ospiti di oggi dando il titolo alla puntata, che torna Livia con noi. Buongiorno ad Angelo Morello, applauso. Buongiorno, buongiorno. Angelo! Angelo, immaginate che accanto a lui ci sia seduta la sua signora, perché Morello è sempre accompagnato dalla sua signora quando si tratta di Livia con noi, giusto? Assolutamente sì. Allora, io ho detto edizione numero 7, però ho sbagliato, perché edizione numero 5. Allora, Livia non c'è più dal 2011, quindi 2011. Siamo al quinto anno. Quinto anno. Quindi questo è il quinto anno, è il quinto compleanno che festeggiamo, perché lo festeggiamo in occasione dello spettacolo. Poi nel corso di questi 5 anni abbiamo fatto 2 spettacoli in più. Oh, quindi, ok, ci siamo. Quindi, allora, praticamente questo è il 7º. Pari e patta. Perfetto. Ecco perché siamo al 7º, ma non siamo al 7º anno, ma siamo alla 7ª edizione. Allora, Rino, prima di andare al prossimo ospite, prepariamo uno scarrellamento alla Rino Palazzotto come solo tu sai fare. Signore e signori, ladies and gentlemen, Alessandra Salerno, applauso. Eccolo qua. Eccolo là. E abbiamo scarrellato, ecco fatto. Ecco qua, Alessandra Salerno. Ciao Ale, bentornata. Ciao. Non ci vediamo da un sacco di tempo. Da un po' di tempo. Porca miseria, sono successe un sacco di cose. Un bel po'.
Va bene, adesso tra un po' ci racconto. Anche tu in scena il 18 giugno yes. al Teatro di Verdura. È arrivata con un'amica. È arrivata con un'amica che è quella Giarrino. Questo l'ha realizzato un fan di Alessandra durante sì. il periodo lui, di The Voice. Giancarlo Scrofani, tra l'altro, fa anche questi gioielli per Madonna, Lady Gaga. Lui è un artista mm-hmm. favoloso. Favoloso. E favoloso. Questo. Signore e signori, torna Sergio Vespertino in casa Minutella. Grande bravo, Sergio! Bravo, bravissimo! Lui è un grande, grazie, lui sì che ne capisce. Scarrelliamo su Vespertino. Facciamo contenti anche le donne che ci stanno seguendo. Guardate, la signora in tutto il suo aplomb, con quel jeans, uh-huh. diciamo, molto è stilizzato. Con lo 18, sai? Diciamo. Lo 18. No, questo è 17. Questo è 17. Sì. Ma allora, questo mocassino fatto con la canapa? Questo è un mocassino canapato. Questo è arrivata l'estate, signora. È arrivata l'estate. Prendiamoci giusto. Conto. E allora, Rino, vieni. Tu, facciamo... un po' raccopato. Facciamo vedere la locandina ufficiale di Livia con noi. Ecco qua. 18 giugno al Teatro di Verdura. Hai visto quanti artisti? Mamma, è praticamente Ben Hur su spettacolo, non te la durare. No, e no. Allora, Alessandra Salerno abbiamo già vista, Sergio è già qui con noi, Teresa Mannino, e poi ci sono gli I Feel Good, e poi... E Bruno. Stefania Bruno. Sant'Art, e poi Milazzo. Conducono Katiuska, vabbè, Katiuska Falbo e Salvo la Rosa. E insomma, vabbè, li abbiamo detti tutti, Studio Danza e così. E Francesco Nicolosi. E Francesco violinista. Nicolosi. Violinista. Oh, allora, vi do le coordinate per comprare i biglietti, perché tra un po' Angelo ci racconterà cosa si farà con l'incasso ottenuto, d'accordo? Mi sentivo molto Anna Marca, d'accordo? Allora, biglietti in prevendita presso, udite udite. Box Office 1, libreria presso la Feltrinelli, in via Cavour, vabbè, quella è storica. Poi Box Office 2 in via Giacomo Cusmano a Palermo. Poi Box Office 3, che è in via dei Nebrodi. Box. Va bene? Allora, libreria Feltrinelli, via Giacomo Cusmano e via dei Nebrodi. Questi che va a toccare già tre punti della città. Che è la città bella. E poi, anche via internet, e poi c'è anche web. Il Box Office online, che è www.circuitoboxofficesicilia.it. Ve lo ripeto, www.circuitoboxofficesicilia.it. I biglietti costano, poltronissima, 20 euro. Non ce ne sono. Non ce ne sono più. Allora, poltronissima. Rimangono. Cancellata. Poltrona. Poltrona, 18 euro. Distinti. Seggiolina. No, da specie, distinti. Distinta la seggiolina. Distinti la seggiolina, 16 euro. E gradinata. Gradinata. Un pochino. Che sarebbe scalona, detto in dialetto. 12 euro. Più i diritti di prevendita, che sono di... I diritti di prevendita sono 2 euro, credo. 2 euro, sì, quindi, sì, c'è sempre 18 2 euro. Li prende Box Office, però volevo dire, non... No, i diritti di prevendita sono di Box Office, non sono nostri. Ah, se li tengono pure per le cose di beneficenza? Sì, no, io do anche un mio contributo. È il loro lavoro che fa. Loro fanno il loro lavoro, certo. Io pago una quota per ogni biglietto. Se fanno pubblicità anche, mi pare, no? Ah, potremmo aprire discorsi di cui non voglio aprire. Stasera Minutella è cattolento. È un po' polemico. No, mi sa che non sono polemico, no, però faccio una valutazione. Oggi è yogurt, di carattere oggettivo. Cioè, vabbè. Cioè, dico che secondo me, in casi di beneficenza, anche spero un giorno la SIA e l'Empals e i circuiti di Box Office possono mettersi a disposizione. Non è finita. Se dobbiamo parlare di beneficenza, beneficenza deve essere anche il luogo che quel giorno apre 5-6 volte l'anno, una volta al mese, e dire io offro. No, però a proposito di questo, arrivo. E Box, cioè, deve essere anche beneficenza non solo per gli artisti, ma è beneficenza, così diventa l'incasso, diventa veramente tutto, si prende questo, così. Ti dico tutte le spese Angelo, che io ho, quindi chiariamo subito. Cosa pure? La parte che quasi nessuno invece accetta, invece per me è importante, deve essere anche la parte tecnica. Faccio un esempio, il service, cioè ognuno mette la sua prestanza, no, ma chi devi sei tutto io in ammontà? È ognuno di noi, cioè tutto quello che è il mio pensare, che poi arriva, ecco, ma dice chi c'è? Tobasse, no, ci vai, perché ci vado a Tobasse, come che, mi segui che voglio dire? Sì, sì, ma infatti... Ognuno mette chi la prestanza di intelletto e chi così, allora io perché se no io non... Sentiamo io volevo dire questo, l'anno scorso in realtà io ho fatto un incasso di circa 30.000 euro lordi, però 9.000 euro li ho avuti di spese, quindi l'anno scorso è stato un massacro da questo punto di vista, perché obiettivamente, essendo una destinazione solidale, dico togliere 9.000 euro da questo, ricavato è un peccato. Quest'anno devo dire che
di sua sponte, senza particolare, il comune mi ha, no, già l'anno scorso mi ha dato gratuitamente il teatro, però quest'anno mi ha inserito anche tra le, gli spettacoli istituzionali del comune, infatti c'è il, tra gli organizzatori c'è anche il comune, e quindi risparmio una fetta importante di questi 9.000 euro che ho speso l'anno scorso. Perfetto. Perché il service, tu sai benissimo. Sì, sì, no, il service. Quindi quest'anno diciamo che l'incasso in gran parte, quasi. Poi ci sono le spese di SIAE, quelle ci sono, però devo dire rispetto agli altri spettacoli la percentuale che paga una onlus è minore, del 4% e non il 10%. E poi ci sono i diritti di agenzia per la vendita dei biglietti. 1,50 euro lo dà Livia Onlus. E poi quelli che quello, chi va a comprare il biglietto paga altri 2 euro e quelli li paga il, chi compra. Perfetto. Allora dobbiamo lavorare sul service. Dobbiamo quindi questa, ah, no, e poi scusate, c'è un'altra spesa, cioè sono 650 euro dei Vigili del Fuoco. Quanti? 650 euro. Va bene, allora comunque insomma al di là di questo noi interessa oggi ovviamente è quello delle agenzie è in percentuale alla vendita dei biglietti, quindi certo, diciamo la cifra certo. L'anno scorso sono stati tanti, 2.200 euro, quindi ma il service alla fine mi fa uno sconto buono. No, il service me lo dà il comune, quindi, te lo dà il comune, quindi lo pagherà tutto. Ah, fantastico. Bene, allora prendetevi questo impegno, assolutamente il 18 di giugno Teatro di Verdura a Palermo, mi raccomando siate generosi. Anche l'incasso, perché non abbiamo detto dove va, chi va. Ora, adesso mi capisco, un'ora di diretta, quasi un'ora di diretta. Con calma. State verella. Sì, ma la destinazione dell'incasso, come lui sa, non si può stabilire ora, perché io cosa faccio? Raccolgo i fondi e poi le associazioni chiedono. Esatto, vabbè, però ora ci addentriamo. Scorso, vabbè, poi ci addentriamo. Allora, Alessandra Salerno, piccio, che cos'è? Una bambolina, una... Io ho visto il concerto al Santa Cecilia, ma c'era il titolo, devi fare Bambola di Pupacina. Una bambola di Pupacina. Una canzone la chiamerai Bambola di Pupacina. No, anche no. Anche no. Scusatemi da casa, oggi è veramente imbarazzante perché ho queste due carogne qua, una dietro e una accanto. Ma non facciamo più. Che fanno quello che state vedendo. Io sono scuso, quando sono arrivata, infatti Angelo, ho detto Angelo, ma dove mi porti? Alessandra. No, la smettete, parliamo di lavoro, parliamo di cose belle, parliamo di benefici. Parliamo di Alessandra Salerno. Ci avvisa Puccuzzi, vai cuoca. Maria, che cos'è? Una girata. Vai cuoca. Puccuzza di cosa? Di vai cuoca, di albicocca. Di albicocca. Ah, ok. Albicocca. Pardon, al femminile. In catanese chiricopa. Allora, ho una clip per farvi ricordare di una cosa che ha lasciato l'Italia intera a bocca aperta, ed è la blind audition. Tu sai cos'è una blind audition? Allora, Cinzia, inquadratura per Vespertino, inquadratura Vespertino, per favore, non suggerire. Allora, signor Vespertino, buonasera, benvenuto. Sì. A minutella o raddoppia? Lei minutella o raddoppia? Io raddoppio. Raddoppio. Allora, categoria The Voice of Italy. Adesso lei ci spiegherà in pochissimi secondi che cos'è una blind audition. Prego. Audition, una bionda edizione. No, vada avanti, ci riprovi. Voglio la mamma. Tempo scaduto. Hai perso tutte cose. Tu immagina che tu sia assettata così, è giusto? Guarda, è uno strumento musicale. No, te lo dico io che cosa, te lo spiego io che cos'è. Tu sei assettata così e stai guardando la gente che per ora è a casa. Sì. C'è Simone Irradriere, però tu non lo vedi. Io non lo vedo. E senti solo la sua voce. E devi giudicare quest'artista solo dalla sua voce, perché non la vedi. E poi c'è... Chi che si gira. Euro capisse, chi ci voleva. Blind, al buio. Blind, al buio. Audition, audizione. No, niente, pila, cioè... Quindi audizione al buio. Esattamente. Una blind audition. E lei è... Idda Fisce, che vennero pure giù i muri. C'era chi girava continuamente a Giottolina. Esattamente. Blind audition, Alessandra Salerno, 18 giugno, Teatro di Verdura, pure lei. Prego. Thank you.
look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather. And a beautiful girl. Un applauso per lei, lì era qualche chilo in meno e ci ha raccontato, perdonatemi il soltotto già che fa un caldo boia, cioè, quella lì Vespertino, è fantastica, cioè Vespertino. Qua ho lei, ma già che no, cosa c'ha? Allora, Vespertino, per fare un complimento ad Alessandro, ha detto, pareva una mattola. Bella ammattola. Senti, che bel ricordo, no, Alessandro? Bello, molto bello, sì. Cosa è cambiato nella tua vita? Si è accattato una casa. No, ma magari. Ma magari, oddio. No, non ho comprato casa ancora, ci stiamo lavorando, è un lavoro molto lungo. Per la casa? Per la casa. Ah, no, okay. In realtà non proprio, faccio sali e scendi tra Palermo, Milano e Roma. È una vita da zingara la mia, però va bene, sono felice. Poi soprattutto in realtà in questo momento sto più in Sicilia che fuori, quindi va bene perché è d'estate, bisogna stare qua. Alessandra, peraltro, non so se molti lo sanno, ve lo dico, ve lo racconto io, oltre ad essere una straordinaria artista, perché con quella voce lì può cantare veramente qualunque cosa, è anche una straordinaria stilista, eh? Lei disegna, cuce, compone i suoi abiti, mi raccontavi qualche giorno fa... Ed è musicista! Ed è anche musicista, me l'abbiamo detto, però la cosa bella è che mi raccontavi a microfoni spenti qualche giorno fa al telefono che dovevi consegnare dei vestiti per un artista importante. Sì. Noi ci siamo sentiti forse che io ero a Napoli a fare il ballo delle debuttanti. Quando ti ho invitato per questa puntata. Esatto. E nel frattempo stavo lavorando alla collezione dei Tiro Mancino. Esatto, visto? Quindi lei conceve i Tiro Mancino. Quindi sono vestiti da... I Tiro Mancino. Federico Zampaglione. Ho fatto una collezione privata per Federico Zabaglione. Vabbè, sposato con la Gerini, per forza lo Zabaglione se l'ha pigliato a forza. Lui è un grandissimo sportivo. Io non sapevo che ha un'associazione tutta sua di pugilato ed è uno sportivo pazzesco. Il giorno che l'ho raggiunto a Cagli, perché loro stavano facendo lo stavano preparando lo spettacolo con la data zero, io arrivo lì a Cagli e trovo Federico Zampaglione, mi sento ciao lui. Io giro, ma certo, che è sto matto? Se un cazzotto con questo, insomma, non era male. Infatti, cazzotto con male la mia faccia sta... No, e quindi dico, lui è uno sportivo, quindi Zabaglione, perché mi avete fatto pensare allo sport, Zabaglione, vabbè, basta. Sì. Vabbè, allora, Alessandra è nel cast, prego, posso a facoltà dire una, di inquadratura per Vespertino. Volevo chiedere, come si chiama lo strumento che suona Auto-arp. 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 Con la H. Auto-arp.
Ora, abbiamo visto quella puntata. Sì. E così lei si è sempre esibita con l'auto harp. Sì. E domanda che faccio adesso qui a lei. Prego. Ma ha dato un piccolo vincolo questo in quello che può essere l'intendimento non tanto di chi si sta esibendo, perché sì, tu ci vivi con quello, sì, ma di chi ascolta, di chi riceve, nel senso che chi invece è investito da un panorama musicale quali un'orchestra, piuttosto che un singolo solo strumento, perché è pur seppur bello, è pur sempre un solo strumento. Lo vedo questo discorso anche quando è che ne parliamo con Pierpaolo Petta, che mi sta accanto a me. Sergio, quando è che dico bello, bello, dice Sergio, e comunque è solo la fisarmonica. Tutto chiedo che vuole morire, ma è solo la fisarmonica. Se la fisarmonica fosse all'interno di un... Allora, anche per concupire quella che può essere una scelta, io dico che a livello forse musicale è mancato un pizzico di... Fermo, non rispondere. Adesso Angelo Morello, per favore, mi inquadri Angelo Morello, che Angelo adesso traduce la domanda di Vespertino. Prego. Signori, sono stato... No, aspetta, perché lui è giornalista, il dono della sintesi, è ho, giusto? Ho bisogno di elaborare. Ah, devi elaborare? Perfetto. Ma io allora posso correre, io ma chi c'ha domanda? I sapeggiori che parlano dopo che l'hai capito. Io l'ho capito, allora, l'ho capito. Allora, quanto prevalente è questo strumento rispetto al... Diventa piccolo questo strumento per chi riceve. Vabbè, allora, risponda Alessandro, allora, prego. Sergio, giustamente, vuole sapere. Giustamente, mi piace. Già, giustamente, già sei amica mia. Dai, ora le carogne sono loro. Esatto, andiamo, vai. Allora, vuole sapere se esibirsi con uno ce lo sta spiegando al pubblico! No, tu devi dare la risposta, però. Ah, quindi non... Tu dai la risposta. Vabbè, dai, spiega. Tu può essere che... No, aspetta, perché magari dalla risposta si capisce la domanda. Perfetto, giusto. Allora andiamo alla risposta. Ah, signore. È vero, è vero, è dai, allora, è siciliana, vero, esatto, vero, è vero, è allora, vero è che esibirsi con un solo strumento chiaramente è più fascinoso. No, invece lui dice proprio il contrario. Io sto dicendo esattamente l'opposto. Lui dice c'è una mancanza di suoni, abituati a questo sound, ti manca l'orchestra. Ma nessuno ti può parlare! Ma insomma, ma deve rispondere lei! Ma la voce è un suono! Scusa! E sono due! Uno è due! Allora quelli che suonano a cappella... Sì, però diventa, sì, ma e diventa ancora vincolante, cioè può essere, ti può piacere una volta, lo vuoi, però se poi è così... Dici sempre poi... ma rispetto... Allora, lei non è che suona allora, sempre con l'arpa. Piano, keep calm. Allora, se tu devi fare degli interventi piccoli, giusto, e devi dare comunque così quel tocco di magia, io sono dell'opinione che anche esibirsi con un solo strumento, bellissimo, due strumenti, quindi in unplugged, okay, crea un'atmosfera molto magica, anche perché noi siamo molto bombardati dai suoni. Se esatto, poi affacciare tutta la fascia popolare, se subito dopo te viene una ragazza, magari di pari energia, di pari bellezza, però magari viene anche accompagnata da un impianto musicale, e magari la resa può anche essere superiore a quello che può essere un solo strumento. Ma infatti esatto, sono contesti e contesti, sicuramente sono contesti e contesti. Infatti io ad esempio all'interno dei miei concerti, Angelo lo sa perché è venuto quando ho fatto il concerto a Palermo al Teatro Santa Cecilia, io ho la mia band. Lo strumento lo suono sempre, però non lo suono soltanto in versione acustica, quindi con quel suono dolce che assomiglia ad un'arpa, a una chitarra, ma lo suono anche con tutti gli effetti di una pedaliera da chitarra elettrica, quindi metto il wah-wah, metto il distorsore. Per cui all'interno di uno, di una band sì, è un suono certo, completamente altro. Però come lei per due sole puntate non ce l'ha fatta. E chi magari uno dice poi dice è meritosa quella persona che è andata avanti piuttosto che lei. Bisogna anche andare a vedere certe altre alchimie. Una di queste però potrebbe anche essere alt, perché io ho fatto la canzone diciamo soltanto con l'autoharp e solo nella blind audition. Poi lei poi ho sempre suonato con l'orchestra, avevo la... Hai anche cantato Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Farei venire Sergio a un tuo concerto, Sergio, e si darà automaticamente la risposta. E lo dici Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Marie.
Che cosa? Che posso fare? Allora, apro una parentesi, la chiudo subito. Per ricordarmi che se... No, vabbè, dammi il contenuto. Che Sergio Espertini in questi giorni è in scena con Pari de Benossai al Teatro Agricantus in... Flick e Flock. E Manichi Ciaschi. No, Flick e Flock. Vabbè, era un'altra cosa. Flick e Flock. Flick e Flock. Uno, due. Aspetta. No, si dice sempre. Uno, due, tre. Flock. Si dice Flick. Io Flock. Mi piace Flock. Comunque, Flick e Flock sono al Teatro Agricantus fino al... Fino al 19, abbiamo allungato un'altra settimana, 19 di giugno. Giù, il giorno dopo. Sì, Altre due settimane. Garantiamo la presenza di Vespertini allo spettacolo. Non sappiamo a che ora, ma Vespertino sarà al Verdura. Lui ha promesso che viene in pigiama. Perché, l'ha promesso. Perché poi si va a Cuica, se Gioè. Perché serve, prima viene a dare la buonanotte ai nostri spettatori. Però... Allora, ci sarà. Facciamola rivedere. Allora, prevendita Angelo, mi racconterò, i microfoni spenti, che sta andando benissimo. Però noi non vogliamo che vada benissimo, noi dobbiamo dire che andrà alla grande. Fatemi fare figura, picciotte, dopo questa puntata almeno rubiglietti, io che dico su due, andate a comprare due, simbolicamente per dire così. Morello esce da qui e dice, picciò, via, casa minuta no, oggi è una buona giornata. Mi fa vendere. L'agenzia mi ha detto che oggi molti hanno comprato, quindi posso scanciare anche per... telespettatori, vai tranquillo. Salvato perché oggi la mia pagina Facebook l'abbiamo pubblicata, abbiamo fatto anche una diretta su Facebook e così via. Allora, senti Angelo. No, devo dire che è uno spettacolo ormai è entrato un po' nel cuore della città. C'è gente che se ne aspetta le cose. Perché l'anno scorso si è creato un bellissimo clima, anche gli artisti mi hanno dato questa testimonianza. E quindi ormai sanno che questa è una serata bella. Sì, però tu devi tu di devi condivisione anche... di un progetto che è quello di aiutare la gente bisognosa. Ma ci sono persone che vanno anche oltre il semplice costo del biglietto? Ci sono anche. Sì, bisogna anche dire che comunque l'associazione è di Livia con noi, è diventata una onlus, per cui ma tra l'altro posso dire una cosa, ho avuto per il primo anno, perché tu sai che arrivano con due anni in ritardo, il 5 per mille. Stavo per dirlo, e ho avuto un risultato straordinario, almeno mi hanno detto rispetto a quelli che sono solitamente per queste piccole, 11.500 euro. Sono tutte lì via. Che per essere una piccola associazione appena nata, dico oggettivamente... È un bel risultato, quindi vuol dire però, la gente ci segue. Quanto incide il fatto che sia Angelo Morello a fare questo? Cioè, la faceva Pinco Palla, secondo me non c'è arrivato. Vabbè, questo è evidente, però io sono convinto che al di là del mio ruolo di informatore, no, dico che comunque probabilmente la gente mi conosce da tanti anni e sa chi sono. Secondo me che sono una persona affidabile, che ci credo, so che comunque c'è Livia che dalla sua questo non c'è dubbio, perché ti racconto una cosa paradossale. Dico, ogni volta che ho avuto un problema l'ho risolto, racconto sempre quello del teatro Don Bosco, che dovevo andare al Savio, all'ultimo momento aveva un altro spettacolo, non facevamo in tempo a montare, allora sono andato al Don Bosco dove avevamo fatto il primo spettacolo due mesi dopo la morte di Livia. E allora lì la data, quella che avevamo stabilito, avevo già i manifesti pronti di stampa, dice purtroppo è occupato, dice però chiamiamolo, vediamo se ha chiamato, dice no, guardi, la data non mi serve più. E allora a quel punto ho intuito che c'è stato un aiuto soprannaturale, perché sarei stato veramente in grandi difficoltà. Senti, allora Livia, e poi anche nella vendita dei biglietti l'anno scorso ero preoccupatissimo, perché una settimana prima avevo 300-400 biglietti venduti, poi alla fine erano 2200. No, vabbè, consiglia che c'è sempre il last minute, no? Sì, quello che arriva a teatro, questo lo so, però devo dire ma che comunque Livia da lassù fa il suo lavoro. Almeno c'è un dritto piccolino, proprio a livello ipermetrovia, cioè chi è veramente cercato, però c'è scritto premio Tamburello. Sì, premio Tamburello. Questo posso dire che sarà... Allora, mentre il gran parte del ricavato sarà messo a disposizione delle associazioni che vogliono un aiuto, anche se qualcuna già la richiesta l'ha fatta, per esempio noi, la Serafina Farolfi, è questa associazione del capo che gestisce i bambini, diciamo che anziché lasciarli per strada gli fa fare il dopo scuola, li occupa, e noi ogni anno gli paghiamo il pullman per andare a fare la colonia Mondello. Esatto. E quindi questo è un contributo che noi diamo ogni anno a questa associazione. Il premio Tamburello, che cosa è successo? Abbiamo costituito all'interno dell'associazione una sezione che si chiama Livia Onlus per la ricerca, che ha già due progetti, uno me ne parlerò dopo, ne parlerò durante lo spettacolo.
E un altro invece l'abbiamo istituito perché? Perché noi in questi anni, soprattutto Roberta, mia moglie, hanno frequentato questa associazione Figli in Cielo. E abbiamo conosciuto tante altre persone che hanno avuto la stessa nostra disgrazia. Mm-hmm. Ovviamente abbiamo conosciuto tante storie e queste storie ci hanno colpito perché ovviamente le comprendevamo. E allora abbiamo deciso di dedicare, per quanto riguarda le malattie, almeno chi è morto per una malattia, abbiamo dedicato un premio intitolato a un giovane che non c'è più, per destinarlo alla ricerca nella malattia, alla malattia per la quale è incappato. Quindi nel caso specifico Alfredo Tamburello era un promettentissimo arbitro di calcio, Alfredo, io non l'ho conosciuto ma ho conosciuto i genitori, che improvvisamente ha avuto una bruttissima forma di leucemia, tra l'altro con un travaglio che ci hanno raccontato veramente incredibile, e abbiamo allora deciso di intitolare a lui questo premio. Questa edizione? Verranno, sì, ogni edizione cambia. Ogni edizione cambia, perfetto. E abbiamo cercato anche chi tra i ricercatori a Palermo si occupasse della ricerca della malattia che lui ha avuto, l'abbiamo trovato e quindi gli daremo il 15% del ricavato dello spettacolo. Dello spettacolo. Senti, che l'anno scorso sarebbe stato intorno a 3.200 euro, però noi comunque gli daremo questo contributo anche se dovessimo incassare di meno, okay, perché non vogliamo... Allora, 5 anni abbiamo detto da quando Livia, sì, non è più con voi, è con noi, in questo caso ci sarà, perché comunque lo spettacolo in qualche maniera viene realizzato proprio nel giorno del suo compleanno, corretto? Sì, il suo compleanno era il 15 di giugno. Esatto, giù di lì. Però la data spesso è stato due volte il 17, una volta il 21, una volta il 18. L'anno scorso era il 15, poi l'abbiamo dovuto spostare perché Salvo e Valentino erano in Canada per il film. Allora, lo vedete già, il numero serve per entrare in diretta. Noi solitamente per attività del genere non regaliamo i biglietti, però con Angelo mi sono preso questa briga. Questa briga, no? Di regalarvi con un paio di telefonate un biglietto ed un biglietto. Ciò significa che uno ve lo regaliamo noi, ma l'altro lo dovete acquistare. E se ci venite da soli siete sfigati, quindi statevi a casa. Allora, tra un po', se avete voglia, già da adesso potete chiamare, chiamando in diretta, fretta due chiacchiere con noi, e regaleremo il biglietto per venire. Cos'è? Fratello, scrofano. Sì. No, io no, tengo l'orologio in mano per guardare il tempo e tutto il resto. E io non sarei proprio il classico conduttore perfetto, non so se avete notato che c'è proprio. Però si chiama Sacca Minutella per questo motivo. Stai benissimo. Allora, 091 51 23 41, chiamate in diretta e vi mandiamo gratuitamente al Teatro di Verdure il 18 giugno per andare a vedere Teresa Mannino, Sergio Espertino, Alessandra Salerno, Salvo La Rosa e Katiuska Falbo che conducono, e poi Valeria Milazzo, e poi I Feel Good, e poi Stefania Angelo Bruno. Morello. Alessandra, l'ho detto. Sì, 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 l'ho detto. Lo Studio Danza 2. Lo Studio Danza 2, studio Stefania Danza 2. Bruno, che balleranno. Bruno. E poi la Sand Art di Stefania Bruno, che farà dei miracoli, delle cose con la sabbia incredibilmente stupende. Bella, viva. Bellissimo. 18 giugno, Teatro di Verdura, mi raccomando. Allora, tra un po' chiamate, se si apre qualche chiamata. Senti, Angelo, abbiamo detto 5 anni. Ce l'hai un'idea di quanto complessivamente avete raccolto in questi 5 anni con 7 spettacoli, più i 5 per 1000 e così via? Ce l'hai un'idea? Raccolto un 60.000 euro. Complessivamente. Però gli incassi maggiori sono stati l'anno scorso, ovviamente. Sì. Ma generalmente ogni spettacolo ha incassato tra i 7.000 e i 10.000 euro i primi anni. Esatto. E ora, l'anno scorso, di lordo 30.000, però alla fine il netto è stato 21.000 euro. Quello che noi abbiamo visto. Non è tassato, 5 per 1000? No, spero di no. Ancora non mi è arrivato. Diciamo, ho saputo che mi arriverà, ma ancora non... Arriva dopo 2 anni. Sì. Io, se posso permettermi, posso fare un bel complimento alla città di Palermo, perché tra i tanti spettacoli, cioè io essendo una persona che viene più volte chiamato, mi muovo in tutta la Sicilia a livello di beneficenza, ma Palermo ovviamente per la mia città vengo più volte chiamato, e nell'arco di un anno mi rendo conto che la città in questi casi si esprime, risponde veramente con... Peraltro l'anno scorso... Attenzione, l'Italia è il primo paese al mondo in raccolta di solidarietà. L'Italia.
Già questo però ti fa capire quindi anche a livello caratteriale, ecco, l'Italia rispetto a un altro paese, noi siamo un popolo che accoglie. Sì, dico. Sì, però una cosa diciamola, è vero che raccogliamo un sacco di soldi, però è anche vero che Striscia la Notizia è piena di gente che sa mucca di piccio. Ma sai, devo dirti diciamo la verità, io su questo devo dire... Uno come coscienza... Però scusami, anche l'altro ieri io al telegiornale ho dato la notizia delle due onlus che avevano evaso 4.000 euro di tasse perché dipendevano dall'operazione quella di Mafia Capitale e in pratica si occupavano di gestire gli immigrati che arrivavano. Ma là non è un problema di onlus come può essere l'IVA, là è un problema che evidentemente hanno costituito una onlus per evitare ad hoc quindi dico ci sono questi casi, certo. Non c'è dubbio, però sono casi e poi se vuoi cercarli li trovi subito. Beh, perché te ne accorgi dal volume di affari che esatto, ci sono. Esatto, quindi esatto. Se li vuoi cercare li trovi. Allora, però parlare sempre di queste onlus che ci sono quelle truffaldine dico non aiuta. Sono d'accordo. Perché dal momento in cui sai ma che non ci che sono non ne devi parlare, di... però mi accorgo che ogni volta che si parla di onlus si ricorda sempre il lato cattivo. Ma il lato cattivo viene manifestato pubblicamente attraverso i giornali e le notizie. Questo vale anche quando parli dei giudici. Avresti mai pensato che la Saguto si faceva i caspesi suoi? Questo vale per qualunque cosa, vale per le onlus come vale per i giudici. Vabbè, che per questo dovremmo chiuderci in casa e non avere più fiducia di nessuno. Esatto, ecco, quindi se dobbiamo essere... Però nel caso delle onlus io faccio una riflessione mia molto personale e una trasmissione del genere può servire a dire attenzione, perché quando io ti chiedo quanto avete raccolto e tu mi dici 70.000 euro, che non sono tantissimi ma non sono neanche allora, pochi e sono tutti documentati allora sul sito. Allora io c'ho il sito. C'ho esatto, il sito infatti stavo per dire. Stamattina una persona doveva fare il bonifico, cosa, vai sul sito dico e trovi tutto. Esatto. Alla fine mi ha scritto un sito bellissimo. Bellissimo, esatto. Questo perché io dire. Là tutto quello che a me viene anche all'interno del mio cuore, piglia e lo scrivo, deve esatto. restare là. Esatto. Perché io poi ho un problema. Qual è il sito? Scusa. Quando mi vengono le cose belle da dire, le dico sempre il momento in cui non ho la possibilità di scriverli. E poi mi scoita. Allora, registrateli. Te li registri e poi li vai a scrivere. Guarda, è un consiglio, pure io faccio così. Allora, 091 51 23 41, chiamatevi, mandiamo gratuitamente a vedere Teresa Mannino, Vespertino, Alessandra Salerno e chi più ne ha più ne metta. C'è Salvo, La Rosa, Katiuska, insomma, così via. Un'altra cosa che volevo ricordare, che l'anno scorso, nonostante il... Poi parliamo di lei. Per... Ora ci arriviamo a dire, che ti avevano avuto la scarrellata, ci arriviamo. No, che l'anno scorso Palermo ha risposto benissimo e io ero molto preoccupato perché... Mi permetti poter dire che quando non so quello Angelo, che stai dicendo ma... no vabbè no, quando Angelo ha fatto venire l'idea di Livia con noi sono stato uno dei primissimi al telefono, abbiamo fatto lunghissime conversazioni a consigliarlo di farla diventare una onlus, a godere di sgravi fiscali per il teatro, questo e quell'altro, perché Angelo non ne sapeva nulla di, no ma di dal come... punto di vista fiscale sgravi non è cioè sono piccoli sgravi piccoli. Nel senso che i biglietti però, anziché al 10% esatto, questo esatto sì. E ti pare niente questo sì. Già però raccogli qualche cosa anche sulla faccenda artistica, lei mi sono messo come sì, dire, sì, sempre no. a disposizione. No, anzi, devo dire che il primo a ipotizzare in proiezione futura questo successo fu Alessandro Amato. Esatto. Eravamo in redazione quando lavoravamo insieme e gli si dice, ma tu perché questa cosa? Certo, guarda, io per mia natura parto sempre come una formichina. Esatto, vabbè, giusto così. Anche perché se vuoi andare a farla molto grande, poi devi delegare alcune cose che se sono tue... Si fanno con facilità e con tranquillità. Se devi delegare le persone, cantanti... devi essere. Io continuo tutt'oggi a farmi tutto: comunicati, telefonate, cose. C'ho solo Massimo Danna, che devo dire mi dà una grande mano dal punto di vista artistico, anche perché là io sono molto meno competente. Però stai cominciando a. Vabbè, certo, ora mi sto facendo un po' esperienza. Tra qualche anno. Sono molto competente e lui, devo dire. Rispetto a quello che diceva Sergio prima, una piccola riflessione. Lo scorso anno, Livia con noi è stato esattamente, credo, 2-3 giorni dopo la partita di Ficarra e Picona, che fece 26.000 paganti. E noi eravamo preoccupatissimi, diceva D'Angelo, speriamo bene, perché nonostante i 26.000 paganti al Renzo Barbera per Ficarra e Picone, poi ne arrivarono... 15 giorni dopo. E quanti giorni dopo? 15 giorni. Ah, io ricordavo meno invece, pochi giorni perché dopo. Perché loro poi sono partiti. Esatto, per il Canada sono andati lì a portare... Allora, proviamo a fare un'altra inquadratura alla Salerno e chiediamo ad Alessandra invece cosa canterai quella sera, anticipa qualcosa. Ma siamo sicuri di volerlo anticipare? Come? Ma no. Cosa?
No. No. Canterà. Una, almeno una delle otto che canterà. Ma perché mi ha detto? Almeno una delle otto. Allora no, però vi posso dire... Scaletta ne sono previste quattro. Esatto. Però se tu ritardi ne canterà di più. Esatto. No, io, allora ragazzi, almeno una. No. Non andiamo avanti. Una, almeno un titolo ce lo dovete dare. Ok, allora. Uno, cioè... Ne dico uno che comunque non conosce praticamente nessuno se non chi mi segue... Questa è una canzone. No, è una canzone mia. È una canzone mia, cioè? Tra l'altro, è una canzone che ho scritto in un momento un po' particolare della mia vita e che secondo me. È da chi la ricoverare, che è già il titolo. Che secondo me, diciamo, calza a pennello anche con la serata. La canzone si chiama Piovono ombrelli. Piovono ombrelli? Ma non lo dico, non svelo Piovono altro. Ombrelli chiusi, No. Piovono ombrelli aperti. Aperti. E tra l'altro è stata scelta proprio da L'importante Angelo. L'importante è che non piova la pioggia. No, infatti. Ecco, ma raccontaci il significato di piovono ombrelli. È piovono ombrelli, cioè. Piovono ombrelli è bello. No, aspetta, la bello. Soluzione sta nella frase. Stava male. La soluzione sta nella frase, cioè in genere piove la pioggia, no? Sì, per cui uno ha bisogno degli ombrelli per ripararsi. Certo, per ripararsi. Mentre piovono ombrelli, piovono soluzioni. Cioè, piovono sei soluzioni. Già... Cioè, l'ombrello è una copertura, è una metafora. Cioè, è come se piovono ombrelli, piove la soluzione. Piovono soluzioni, piovono... è positività. Esatto, piovono quei sistemi che servono a coprirsi. Se piovono ombrelli, significa che dopo, prima o poi, pioverà. No, ma l'ombrello ti protegge da qualcosa, in questo caso dall'acqua oppure dal sole, no? Quindi in questo caso piovono ombrelli, ti piovono delle possibilità di proteggere. Sono troppo ermetico quando parlo, comunque voglio dire una cosa, che diciamo le mie canzoni sono state scelte dal signore qui accanto a me, perché lui... quindi hai visto che già artisticamente ti comincia... Perché lui mi conosce artisticamente e quindi mi ha detto, Ale, tu devi fare quelle canzoni lì che hai fatto al tuo concerto. Se posso dire, qua a Palermo più interessante è piovono tetti, cioè che ce ne vogliono di più. Fantastico. È una protezione maggiore. Piovono tetti anche piovono bella, tetti. Ci rifletterò. Senti, Angelo, dimmi. Teresa, come ci siamo arrivati? Come raccontaci? Teresa è stato Roberto Bonanno. Bonanno che mi ha dato un aiuto ieri, l'anno scorso, quando c'è stato il concerto in cui ha piovuto, invece non sono piovuti gli ombrelli ma ha piovuto là. Come è finito? Ha dovuto chiudere un pochino prima, ma insomma alla fine gran parte del concerto era andato a buon fine. Del concerto? Dello spettacolo? Scusami, il concerto infatti, dello spettacolo. No, può essere che canta io lo sapevo. Lo spettacolo, hai ragione. Niente, l'abbiamo contattata, è stata graziosissima. So che ieri si è sentita con Massimo, al quale ha raccontato tutta la mia storia, si è molto appassionata nel senso buono ovviamente, e quindi lei arriverà a Palermo il 16 di giugno e farà una parte importante dello spettacolo, come tutti gli altri del resto. Esatto. Allora, facciamo rivedere la locandina, via. Una telefonata, Giusy l'ha già presa, aspettiamo la seconda, poi gireremo i nominativi. Volevo dire una cosa, Angelo, uno degli obiettivi della mia associazione è quella di andare avanti sempre con artisti siciliani, perché ormai ci sono, ogni anno, devo dire, uno dei cantanti che doveva essere presente assieme ad Alessandra era Sciortino. Davide Sciortino, solo che lui all'ultimo momento ha avuto, alcuni mesi prima, poi me l'ha detto subito, dopo che mi ha dato l'ok, una serata proprio il 18 a Ravenna, e quindi probabilmente l'anno prossimo sarà lo con recuperate. Noi. Anche a lui mi piaceva molto averlo perché era un giovane, dava entusiasmo e quindi come Alessandra sarebbe stato un grandissimo protagonista, però dico, siccome è un'attività che spero di continuare a fare per tanto tempo, ci sarà spazio per tutti. Senti, il Trapani ci va in Serie A, Angelo? Devo dire che io sono stato un po' un fan del Trapani. Tra l'altro io sono mezzo trapanese perché mia madre era trapanese, i miei nonni erano trapanesi. Quindi sei un fan la delle mia musiche. Infanzia l'ho passata anche a Trapani la domenica. Io fino a ieri un buon couscous, però insomma... però devo dire che è complicato. È complicato perché il Pescara è una bellissima squadra.
il Trapani deve fare un miracolo. Devo dire che questo in giro di ritorno l'ha fatto un miracolo. Speriamo che faccia l'ultimo. Raccontaci il deve vincere con due gol di scarto. Ce la può fare. Ce la può fare, sì. Però questa volta, capisci, cioè, il Pescara non deve aggredire. Basta solamente che sappia contenere e difendersi. Quindi diventa una situazione più complicata. Anche se il Pescara... Anche se il Pescara... Che è un tuttologo, Picciotto, non tocchi. Vabbè, ma lui spesso viene. Vede che tu ne sai passetto, ne sai i palloni. Signori, io spero per il Trapani, io sono pro Trapani. Però lui ha detto una grande verità. Non è un tuttologo, la verità è che tanti di quelli che parlano di calcio, dicono tutti le stesse cose, esatto. Si ripetono tra di loro. Vabbè, figuriamoci. Per cui alla fine pare che uno ne capisce. Un memoriale che si perpetua. No, dimmi una cosa invece. C'è qui con noi Sergio Vespertino, tuttologo. Ecco. Senti, Sergio, che cosa ne dice, pensi? In scena il Alfio. Io sono Fulvio. Sì. Uno dice Alfio, che Alfio, io sono il tuttologo. Flick, vabbè, sì, uno sì, di sì. Ecco, sì. Stimolo a venire. Ti chiedo, visto che andiamo incontro all'estate, no? Yes, a che ora consiglia il tuttologo di esporsi ai raggi solari? Da che ora? Intanto mettete sempre 50. 50 come la crema. Esatto. Ma sempre, perché sempre. Queste cose 10, 20 sono delle prese niente, in giro. Sembra niente. Se fotti nei picci. Esatto. Leggono cattura così, sta mettendo niente, cioè 50. 50. E da che ora a che ora conviene esporsi? Per avere una protezione, esatto. Che tu sei sicuro che non ti scocchi, dalle 22 alle 24. Esatto! Non ti fa bruciare mai! Perché la bronzatura lunare è la migliore. Non ti fa bruciare mai! Esatto! Invece Alessandra non ti ho mai vista abbronzata, ho pochissime volte. Guarda che sono abbronzata! Questa è abbronzata! Oggi sta facendo Marcus e Nebula! Guarda che sono abbronzata, sono frega questo, ma se si lei mette come, bianco, lei se come esce tutte, fuori lei voglia. Come tutte le rosse è, esatto. È un po' chiara di pelle. Senti, ma è vero che il rosso è malupilo? No, io c'ho un gattino ma rosso, credimi. Ma questo rosso. È come dire... Muzzicano. Aspetta, cioè, no, stop, fermi tutti, gola, fermi tutti. Da padrone di casa devo bloccare inquadratura per Vespertino. Ripeti quello che hai detto. Tu hai un gatto rosso? Rosso. Cioè solo tu ce l'hai gatto rosso, ma non nella visione è gatto rosso io. Perché io l'ho avuto pelo rosso, cioè no, gatto rosso, con pelo rosso. Come delle gattone, come tutti i gatti. Cioè tu voi avete avuto i gatti di colore rosso. Ma Garfield, come Garfield è rosso. Garfield. Ma Garfield non è un animato. Ma esistono i gatti rossi. Ma Picciotto, sta prendendo la foto sul cellulare, secondo me. Non ci posso credere. Guarda, lo dici? C'è il gatto rosso. Ma certo, io pure l'ho avuto. Il gatto, Garfield è un cartone, posso immaginare... Ma fantasia probabilmente del... è preso ma anche scusa. Ma non è rosso. Vabbè, marrò. È un beciolone chiaro. Non è rosso. Ma come fai a dire rosso? Ora li cerchiamo su internet. Scusa, è rosso. Perché, faccio vedere chi sei, che dici, ma chi sei? Fai vedere lì. Allarga. Rino, per favore, fermo lì. Ora voi mi dovete dire, spero per quello che può arrivare a casa, ma secondo voi questo è un gatto di colore rosso? Ma certo! Piccio, ma finiamola, dai. Ma sì, allora. Sono così i gatti rossi. Allora, Vespertino, vuoi dire qualche cosa? È rosso, perfetto. È bello e rosso. È bello e rosso. Rosso e bello. Rosso, vabbè. Senti, sto dicendo, è vero che è rosso e malupino? Arancione, ora siamo arancione, ora e lei pure arancione, è tendente all'arancione. Viene chiamata rossa. Rossa, esatto, bionda non sono di certo, no? Il russo è malupilo, c'è questa storia in Sicilia maledetta per ma cui perché? Quando sei ti pare perché? Lo sai il perché? Maligno, ma tu lo sai perché il russo maligno è rosso malupilo? No. Sentiamo la disegna del tuttologo, prego. Vai. Dal nord d'Europa venivano la calata dei barbari, per lo più tutti di questo colore. Le buttavano dalle torri le rosse. Lo sai? Proprio, certo. Vai, procedi. Rosse. Dai, sii serio. Stavo continuando. Sii serio. No, quindi tutti quelli che erano gli unni, barbari, tutte quelle queste cose qua così, che sono proprio malvagi, rozzi, esatto. Erano proprio loro. Gli unni, i lui, i tri. Vabbè, allora, I galli, i famosi galli. Signori, come parlavano tra di loro? Che poi ero già parliamo della Francia, cioè stiamo Come parlavano tra di loro i galli? Non lo so. Eccetera. Giorno 18 però, il giorno 18 però vi garantisco che altrettanto Vernura sarà tutta un'altra storia,
sarà tutta un'altra roba. Signori, tornate all'uovo bianco, no, e non quello da batteria, esatto, rosso. Allora, favore, i due biglietti li abbiamo dati. Distanze, sì, 18, allora poi mandiamo i nominativi al nostro Angelo. E io pago, dal lato. Allora, il tuttologo adesso ci dà... in pace, stiamo parlando, sto mollando con la... Facciamo, no, gira, adesso, signore e signori, sì. Sergio Vespertino, well, nella sua lingua, il vespertinese, ci darà lettura delle rivendite autorizzate dove comprare, dove acquistare il biglietto. Oggi su The Candy con Inc. Esatto. Però dico, per carità, è box 1, box 2, box 3. Box 1 è in via Cavour. Box ci vede meglio, ci vede meglio, ci vede peggio. No, allegge, fatta fu. Allegge. Bello fu. Allora, box office 1. Ah, ma lo sai che ti stanno, sì, bene questi occhiali? Dai, dai, non lo distraiamo. Guarda, non lo distraiamo. Sarebbe nient'altro che la libreria Feltrinelli. Andate là, andate poi su a primo piano. Esatto. Parlate con Cazzapuridda. No, chi c'è? Cazzapuridda, dai, chi c'è Cazzapuridda? In via Cavour, in via Cavour. No, parcheggiate, andateci con lo scooter che è meglio. Prendete. Poi c'è box office 2, che è in via Giacomo Guzmano, dove c'è la ASP, ecco, la sede principale. Ecco, da zona, diciamo. La via Giacomo Guzmano. La via Giacomo Guzmano. All'angolo c'è... Esatto, esatto. Poi c'è box 3, che è in via De Nebrodi. La via De Nebrodi. Via Belgio, Cicina, come si chiama? Al numero 33. 33. Esatto. Su signore, a 33, fino a 33 anni, non si maritò, un motivo ci sarà. Vabbè, ma lui aveva un altro destino, lo sapeva già che sarebbe stato crocifisso, che si maritava. Infatti, i mariti sapendo che poi aggri... inquadriamo la... Inoltre, se proprio vi si dia a muovervi, non mi si avrebbe più gli occhiali, perché se proprio vi scoccia a muovervi, perché ormai siete tecnologici, bravo, basta. Bravo, mia, ti sei tu, ti sei tuttologo. Signori, è giusto. Entrate in internet, esatto, andate lì e fate www.... Rulla pure bello rosso punto it, no, punto circuito. Circuito box office. Scritto office, scritto office Sicilia punto l'avevi detto, no, tu Sicilia punto it. Perfetto, punto it. Perfetto. Oh ragazzi, ma meglio di come ve l'ha detto Vespertino, come ve lo volevamo, sì, dire, ma cioè, tu sai che Vespertino si rivelerà un grandissimo attore a breve. Io so che Sergio ha un fantastico ruolo nel film di Piff. Lui è Maurizio Bologna. Sì, sì, lo so. Mi hanno detto cose straordinarie. Allora, Sergio sta... Io sono rimasto male perché ho saputo la notizia che mi hanno levato 4 scene. Ma dai, che peccato. Non sapeva come dirmelo, se mi si la facciuzza Piff, se mi si la facciuzza Nica Nica, Sergio, abbiamo dovuto togliere perché lì abbiamo... daccela pure io, sì, ma abbiamo dovuto... daccela pure io. però rimane, c'è una bella struttura. No, è un personaggio particolarissimo. Non ci anticipare nulla, che poi quello si incaspita. Non ci dire nulla. Questo si può dire. Ah, questo lo puoi dire. Questo lo posso dire. Vai. Sono cieco. Ah, perfetto. Sono cieco, ovviamente senza tipo Ray Charles, che avevo, no, proprio cieco. Già mi attirava un'idea del genere. Quando tu fai qualcosa che non ho mai fatto, no, occhi aperti, sgranati, e andavo... Aspetta, Rino, per favore. Ma John si capisce che ha sgnazzannato. Scusa, un'inquadratura un po'. Mi fate vedere Vespertino cieco? Vai. No. Così, così sta guardando, così sta guardando. Ora cieco. Guarda. Ora ci vedi. Ora si cieco. Ora ci vedo. Bravo Sergio, grande. Poi il film uscirà, credo, all'anno nuovo, no? Invece in bocca No, 27 ottobre. Ah, beh, evviva. 27 ottobre, sale cinematografico. Bello. Vabbè, poi insomma, lo sapremo, insomma, sì, ci sarà la pubblicità. Sì, lo presentiamo, vabbè. In bocca al lupo invece a Ficarra e Picone, che a settembre iniziano le riprese del loro nuovo film. Bravi Salvo e Valentino, in bocca al lupo, davvero, di cuore. Allora, chiudiamo, inquadratura per Angelo Morello, che ci invita al Teatro di Verdura, prego. Teatro di Verdura, il 18... Giugno. Giugno. Aspetta. No, lo so. Ha troppe cose, troppi 18 nella sua. Sono stato preso all'improvviso. No, perché tra l'altro io domenica sera devo andare al Circolo del Tennis. Ci sono i 90 anni del Circolo del Tennis Palermo e mi hanno chiesto di condurre la serata. Ah. Siccome ho già fatto quasi 50 anni di frequenza, quindi sono nato là praticamente. E quindi mi stavo organizzando un po' mentalmente. Evviva. Allora, il 18 di giugno.
al Teatro di Verdura. Di quest'anno. Alle ore. Di alle ore. Allora, alle ore. Alle 21.30. Sul... 21.30, dai! Sì, è segnato alle 21, ma il 21, 21 quello palermitano. Quello palermitano. È la classica cosa, c'è anche una alle 21, ora, 21 ora, scende ora, da casa. Diciamo, ora. Come direbbe Lipari, ora. Diciamo, prendetevela comoda ora. Perché ritardiamo un pochino, esatto. Abbiamo un'esigenza. Esatto. Per colpa mia, diciamolo, è colpa mia. Dobbiamo ritardare un pochino, per colpa di quindi, con calma. Ehi da canta, esatto. Vuoi ringraziare qualcuno? Ma io, a parte ovviamente tutti gli artisti che hanno aderito. Dato la loro disponibilità, ovviamente tutti quelli che verranno, ma questi ringraziamenti poi li farò al teatro. Perfetto. E voglio ringraziare anche l'amministrazione, esatto. Che mi ha dato un vaffanculo a chi lo diamo. Nessuno. Non ce l'hai? Assolutamente no. No, assolutamente bella, no. Bella sta io cosa. Ormai io ho capito. No, no, che c'è? Voi andate perché lì si sta preparando. No, io ho ricevuto, io devo essere onesto, ho ricevuto soltanto sostegno dalla mia, da questa attività. Non ho avuto problemi con nessuno. Meglio e comunque, ripeto, anche devo dire che ora ci sono anche gli artisti che si propongono, mentre prima chiedevo io, adesso ci sono così. Gli artisti che si propongono e comunque ci sarà spazio per tutti, questo lo voglio dire perché il progetto è quello di che partecipino tutti a questa iniziativa. Grazie anche ad Alessandra Salerno che troverete il 18 giugno, Alessandra poi spero, prima o poi ci racconterà. Quando è che possiamo battere le mani ad Alessandra? Al di là del 18. Al di là del 18. Al di là del 18, io per ora ho delle cose fuori. Palermo ho una cosa in forza, quindi però Palermo si sa tutto il giorno prima, quindi va bene, possibilmente da oggi al domani. Forse a luglio. Forse a luglio. Sergio Vespertino fino al 19 di giugno in scena con Pari de Benassai al Teatro Agricantus. Peraltro adesso andrete anche fuori, quindi nella della parte estiva dell'Agricantus. Tengo a precisare anche il ringraziamento. Prego. Che do sin d'ora anche ai coautori che sono Salvo Rinaudo e Marco Pomar, che hanno contribuito diciamo alla stesura di questo copione, di questo lavoro. E ringrazio l'Agricantus che ci offre sempre questo spazio a disposizione per poter incontrare il pubblico. Evviva! Allora, questa per quanto mi riguarda è l'ultima diretta di questa stagione. Noi ci rivedremo nell'anteprima soltanto qualche minuto, giorno 17. Approfitto inevitabilmente nel ringraziare il produttore di questa trasmissione, che è Michele Vallone. Ringrazio bravo Michele Tele One, Giuseppe Speciale, la famiglia Speciale che mi ha ospitato quest'anno sul canale 19. Grazie davvero di cuore, non do mai per scontate le cose. E permettetemi però, poi lo rifaremo il giorno 17, di dire grazie a due persone speciali senza le quali io non avrei mai potuto fare questo percorso che mi ha portato a 9 anni. Sono Rino Palazzotto e Jessica Minita, che sono le persone che non ci mettono mai la faccia, ma insomma è la mia squadra, insomma con loro ho condiviso momenti belli, momenti brutti, abbiamo passato quest'altra stagione, quindi ci rivedremo per i saluti finali il giorno 17. Intanto però sabato della prossima settimana fatemi questo regalo, giorno 18 il Teatro di Verdura deve essere pieno così come lo scorso anno, sì. Sicché Angelo potrà incassare quanto più possibile e vi garantisco che sia lui che la sua signora ci mettono la faccia anche per andare a comprare le pignate, i cucchiai, i coperchi e tutto, ve lo garantisco. Angelo, sai un'altra bella persona, il suo fratello, anche a livello sì, lo conosciamo, che ha fatto anche delle belle iniziative. Grazie. Quindi con Gioia ho fatto uno spettacolo di ci siamo beneficenza molto anche per lui. A Pizzai su 4, appunto, quattro che ti ha regalato a Pizzai. Sì. Oh, c'è stato si deve confessare. Ho capito che già si deve confessare. Ci vediamo domani con una replica dal nostro archivio e poi settimana prossima invece il festival. Grazie, Dio vi benedica. 18 giugno Teatro di Verdura. Ciao. Ciao, ci siamo. Vengo, ci vado. Tardi, ma ci sono.